Ciao ragazzi! In questi anni di attività sul canale L'Inspiegabile vi ho parlato moltissime volte di oggetti maledetti. Case, bambole, quadri e chi più ne ha più ne metta. Eppure, fino ad ora, non ho mai raccontato una storia che abbia a che fare con uno specchio. Se ci pensiamo bene, lo specchio è uno degli oggetti più spesso legati al paranormale. In molti film, romanzi e serie TV rappresenta una sorta di portale che ci può mettere in contatto con un altro mondo. Oltre allo specchio si può nascondere qualsiasi cosa, ma è quando lo stesso ha un'influenza negativa nel nostro mondo che il tutto si fa ancora più inquietante. Quella che ascolterete ora non è una leggenda, ma un caso reale che nel 2013 è apparso su numerosi giornali e riviste in Inghilterra. Come sempre, si può mettere in dubbio ciò che è stato raccontato dai protagonisti della vicenda. Tuttavia, quanto da loro riportato è stato confermato da diverse persone che si sono viste coinvolte nel caso. Ecco quindi lo specchio maledetto di Muswell Hill. La storia dello specchio di Muswell Hill ha avuto inizio a Londra e i suoi protagonisti sono Charles Lambeau, un pittore di 34 anni, Joseph Birch, uno studente di 20 anni e uno specchio di seconda mano. Quello che capitò a questi due personaggi è davvero incredibile e allo stesso tempo realmente spaventoso. Come dicevo, nel 2013 il pittore Charles Lambeau, grande amante degli oggetti d'antiquariato, comprò un vecchio specchio a Muswell Hill, un quartiere al nord di Londra. Era sempre stato attratto da oggetti particolari, con una storia alle loro spalle. Quindi, sebbene non conoscesse l'origine dell'oggetto e chi fossero stati i suoi proprietari, volle acquistarlo. L'unica cosa che si sapeva dello stesso è che risaliva agli anni 20 e che, da quel che si dice, era sempre stato conservato in una casa in quella particolare zona di Londra. Al momento di acquistarlo, il proprietario del negozio di antiquariato sembrò particolarmente felice di disfarsene. Nel suo sguardo non vi era solo la soddisfazione di aver portato a termine una vendita, ma una sorta di sollievo, se così possiamo dire. Charles Lambeau se ne accorse naturalmente, ma non volle dare troppo peso a quella reazione da parte del venditore. E quello fu sicuramente il suo più grande errore. In effetti, se si fosse informato meglio sull'oggetto che stava acquistando, si sarebbe risparmiato la terribile esperienza che avrebbe vissuto di lì a poco. Charles Lambeau condivideva l'appartamento in cui viveva con un suo amico, di nome Joseph. Joseph non era un grande appassionato di antiquariato, come il suo amico pittore, ma era sempre stato affascinato da questa particolare passione dell'amico. Quindi, quando si presentò a casa con lo specchio, si mostrò felice ed entusiasta per l'acquisto fatto. Certo, esteticamente non gli piaceva, ma non ebbe nulla in contrario ad appenderlo all'entrata di casa loro. Ed è da quel momento che iniziarono i problemi. Nei giorni seguenti, Joseph iniziò ad avvertire una strana inquietudine ogni volta che posava gli occhi sullo specchio. Di fatto, iniziò a notare che, quasi senza rendersene conto, tendeva ad evitarlo, e di certo non vi si sarebbe mai specchiato. Forse il fatto che l'oggetto fosse così antico glielo rendeva in qualche modo inquietante, ma ciò non sembrava avere molto senso per lui. Di sicuro doveva trattarsi di semplice suggestione. Ma una mattina, dopo aver passato una notte in preda a terribili incubi, fece una scoperta sconvolgente. Mentre stava per farsi la doccia, notò qualcosa di strano sulla sua schiena. Gli ci volle poco tempo per capire che fossero dei graffi. Cercò in tutti i modi di comprendere come potesse esserseli fatti, ma non riuscì a risalire a nessuna situazione che li avrebbe potuti provocare. In fin dei conti, poco prima di andare a dormire, era sicuro che quei segni sulla schiena non ci fossero. Come aveva potuto procurarseli? La risposta poteva essere solo una. Qualcuno lo doveva aver attaccato durante la notte, mentre dormiva. In un primo momento, pensò che il suo amico pittore potesse essere il responsabile, ma per quale motivo gli avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Tra l'altro, Charles Lambeau non sarebbe mai entrato nella sua stanza nel pieno della notte.
ma se non era stato lui, a chi poteva essere data la colpa? Sebbene fosse davvero spaventato, gli risultò difficile mettere in relazione questo fatto con il nuovo acquisto, ma nelle settimane successive la situazione peggiorò. Quella che era una semplice inquietudine di fronte all'oggetto si trasformò nella netta sensazione che qualcuno in quella casa li stesse osservando. La cosa peggiore è che, questa volta, anche Charlambault ebbe la stessa impressione. A detta loro era come se gli occhi di una presenza stessero controllando qualsiasi loro movimento. Finché si tratta dell'impressione di una sola persona, il tutto si può attribuire al suo livello di suggestionabilità. Ma quando sono due persone a provare la stessa cosa, si può ancora parlare di semplice suggestione. Nelle settimane seguenti, però, quelle che erano solo sensazioni si trasformarono in problemi veri e propri. Joseph e Charlambault iniziarono ad avere entrambi seri problemi di denaro. Non si capiva perché gli affari dei due avessero subito quel cambio così drastico, e il loro pensiero si rivolse automaticamente allo specchio. E se l'oggetto avesse avuto a che fare con il loro problema economico? Più passava il tempo e peggiore si faceva la situazione, fino a quando i due non furono protagonisti, in prima persona, di veri e propri fenomeni paranormali. In più occasioni, sia Joseph che Charlambault potevano vedere strane ombre proiettate sulle pareti del proprio appartamento, oltre a piccole sfere di luce che, da quel che affermarono, potevano essere viste fluttuare proprio nei pressi dello specchio. Ormai non c'erano più dubbi. Era proprio lo specchio responsabile di quegli strani fenomeni e della loro inspiegabile sfortuna. C'era solo una cosa da fare: disfarsene. In un primo momento pensarono che l'idea migliore fosse quella di venderlo. Si presentarono in numerosi negozi d'antiquariato, ma nessuno si mostrò interessato all'acquisto. Anzi, molto spesso i proprietari del negozio mostravano una certa agitazione ed inquietudine di fronte allo specchio, quasi come se la presenza di quell'oggetto li facesse sentire scomodi. A quel punto si chiesero se non fosse stato meglio buttarlo nelle immondizie. Ma c'era un grande problema. Se lo specchio fosse stato maledetto, come ormai arrivarono a pensare entrambi, forse gettarlo nella spazzatura poteva essere una cattiva idea. E se una volta gettato e rovinato avessero dovuto soffrire terribili conseguenze? Entrambi conoscevano storie di oggetti maledetti che avevano reso impossibile la vita dei loro proprietari nel momento in cui avevano cercato di liberarsene. Quindi abbandonarono quell'idea. Lo riportarono a casa e gli strani fenomeni peggiorarono ulteriormente. Dall'appartamento iniziarono a sparire piccoli oggetti come chiavi, orologi, accendini, e durante la notte nella casa si potevano sentire degli strani rumori di origine sconosciuta. Disfarsi dello specchio a questo punto era fondamentale, e per farlo Joseph ebbe un'altra idea, quella di pubblicare un annuncio su eBay per tentare nuovamente di venderlo, questa volta ad un acquirente privato. E contro ogni aspettativa ce la fecero. Dovettero fissare un prezzo molto basso, poco più di 100 sterline, ma alla fine un misterioso acquirente fece un'offerta, anche se nella descrizione su eBay c'era un avvertimento molto chiaro: lo specchio è maledetto e chiunque lo acquisti potrebbe essere vittima di strani fenomeni. Ma forse fu proprio questo singolare avvertimento che spinse i nuovi proprietari ad impossessarsene. Ad oggi non si sa nulla della persona che decise di comprarlo. Il luogo in cui si trova è sconosciuto e nessuno ne ha mai più sentito parlare. Dopo questa esperienza, però, Charlambault e Joseph hanno imparato una lezione molto importante. Pensaci bene prima di portare a casa tua un oggetto di seconda mano di cui non conosci la provenienza. Non si sa mai quale storia possa avere alle sue spalle. Da un punto di vista scettico, tutta la vicenda potrebbe essere stata inventata dai due amici per rendere l'oggetto più interessante ed ottenere la vendita più velocemente. Tuttavia, questo non spiegherebbe un prezzo così basso, e neppure le testimonianze dei numerosi venditori di antiquariato che giurarono di essere stati preda di una sorta di malessere di fronte all'oggetto. E voi cosa ne pensate? Lo specchio di Maxwell Hill
potrebbe davvero essere maledetto. Oppure è stata tutta una bufala. Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.